Bentornati, anche noi vogliamo rendere omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia e lo facciamo raccontandovi alcune delle vicende che si sono svolte nel risorgimento proprio tra laghi e monti. Come lo facciamo? Raccontandovi della storia di due donne che ebbero rapporti sia con Mazzini ma soprattutto con Garibaldi e che vissero a lungo sulle sponde del Lago Maggiore. Garibaldi è l'elemento coesionante del risorgimento sul Lago Maggiore. Due volte ne varcò le sponde. La prima nel 1848, quando da Sesto Calende giunse a Castelletto Ticino, dove il 13 agosto emanò un focoso proclama ribellandosi all'armistizio di Salasco concluso tra piemontesi e austriaci. Percorse il lago lungo la sponda occidentale per poi attraversarlo, sbarcare a Luino e, dopo una serie di piccoli scontri, combattere e sconfiggere il nemico a Morazzone nella sua prima battaglia sul suolo italiano. Constatate tuttavia le migliaia di soldati che aveva di fronte, decise di ritirarsi in Svizzera. La seconda volta da Castelletto si diresse a Sesto Calende, un approdo immortalato da Eleuterio Pagliano con il suo grande quadro conservato nei Musei Civici di Varese. Sconfisse gli austriaci a San Fermo e raggiunse Varese, prima città italiana liberata dallo straniero. Due grandi donne ebbero con Garibaldi relazioni storicamente importanti, Laura Solera Mantegazza e Adelaide Bona Cairoli, le quali, seppur lombarde, risiedettero a lungo a Cannero e a Belgirate. Il nostro racconto inizia da Cannero Riviera, anzi prima ancora da laggiù, dal paese di Rimpettaio alla bella Cannero, oltre il Lago Maggiore e i castelli. È il 1848, il generale ha vinto la sua prima battaglia contro gli austriaci. La notte del 15 di agosto una donna bussa a Luino alla porta di Garibaldi. È Laura Solera Mantegazza. La signora si offre di prendersi cura dei feriti nella sua villa di Cannero Riviera. Per la prima volta la signora milanese, già madre di tre figli, incontra il soldato Nizzardo, che con le sue imprese sudamericane ha fatto e farà battere il cuore di tante donne. Uno sguardo e i due si dicono tutto: l'ammirazione di lei, il rispetto di lui per le donne coraggiose, la passione comune per la causa italiana. La decisione è presa sui due piedi. Garibaldi ordina ai suoi uomini di mettersi a disposizione della Mantegazza. Vengono sequestrate tutte le barche del porticciolo e vi si adagiano i soldati bisognosi di cure. Poi un rapido saluto e alla luce discreta della luna la flottiglia attraversa il lago. Alla sabbioncella di Cannero, la villa estiva di Laura, i 32 feriti della battaglia di Luino vengono accuditi amorevolmente per due mesi, mentre Garibaldi è costretto all'esilio. All'interno della villa cannerese, detta della Sabbioncella e ancora oggi visibile proprio di fronte ai castelli, oltre il centro del paese, alcuni affreschi ricordano l'incontro e il conseguente ricovero dei feriti garibaldini nella dimora. Non solo, anche 19 austriaci sono stati curati e questo è importante perché lei l'ha usato come ricatto con un ufficiale austriaco quando più tardi ha ottenuto di liberare un prigioniero che doveva essere fucilato. Ma chi è Laura Mantegazza? Donna stimata dai personaggi più carismatici del Risorgimento, è stata impegnata in molte opere di beneficenza, ha organizzato soccorsi per i feriti delle 5 giornate di Milano e della spedizione dei 1000. La Solera Mantegazza era cugina di Temistocle Solera, il librettista che scrisse per Giuseppe Verdi il Nabucco con il famoso coro Va pensiero sulla Lidorate e i Lombardi alla prima crociata con un altro celebre coro. Era già di famiglia
una donna destinata a fare qualcosa nel Risorgimento, perché per esempio aveva avuto uno zio che era maggiore generale nell'esercito austriaco e nel 1948 ha piantato tutto, è andato a Venezia dove era scoppiata la rivoluzione e è diventato ministro della guerra. Quindi già un po' aveva un Antonio Solera che è finito allo Spielberg assieme a Pellico. La Mantegazza ebbe rapporti sia con Mazzini che con Garibaldi? Sì, con Garibaldi molto. Con Mazzini un po' meno, però nell'epistolario di Mazzini c'è un segnale abbastanza chiaro. Lei riceve una lettera o scrive una lettera, no, scrive una lettera a Mazzini nel 1849 e si capisce che si conoscevano. Quindi probabilmente un anno prima a Milano, perché a Milano nelle Cinque Giornate lei aveva già cominciato quella sua azione, diciamo, di assistenza ai feriti, e poi continuerà per una vita. La Solera Mantegazza si spegnerà proprio nella sua villa di Canero Riviera. Sì, questo accadrà mi pare nel 73. Si spegne là e questo rispetta una tradizione di famiglia, perché nella villa di Canero ogni anno andavano a passare le vacanze. Tuttavia erano vacanze di una volta, diciamo, stavano 3-4 mesi. Nel 48-49 c'è stato un anno, mentre un anno prima di morire, anche per consiglio dei medici, è andata a vivere a Canero, dove è circondata dai suoi figli, è morta nel 1793. E dei suoi figli, tre sono i figli, una femmina e due maschi, Paolo è diventato un personaggio molto importante, sia come medico, antropologo, insegnante universitario, eccetera, ma sia come anche come politico, perché è diventato prima deputato e poi senatore. Percorrendo la strada litoranea del Lago Maggiore, da Canero Riviera scendiamo verso la parte bassa del Verbano. A Belgirate, proprio di fronte al busto dedicato a Benedetto Cairoli, collocato lungo la passeggiata a lago, ecco la villa appartenuta alla famiglia Cairoli, un edificio storico circondato dal verde, che di tanti eventi risorgimentali è stato testimone, ospitando uomini e donne protagonisti di quell'epoca. I Cairoli, tutti ardenti patrioti, svolgono sulla sponda piemontese un'intensa attività anti-austriaca. Il giovane Ernesto riceve sotto falso nome un grande numero di opuscoli, libri e giornali rivoluzionari che poi diffonde in Lombardia. La madre Adelaide mette in pratica i consigli di Giuseppe Garibaldi, di cui è grande amica. In tutte le città d'Italia si formino dei comitati di signore con lo scopo di raccogliere mezzi di ogni specie per sovvenire ai bisognosi e si istituiscano scuole per l'educazione dei poveri. Collette, sottoscrizioni, raccolte di indumenti e di denaro, Adelaide Cairoli con Laura Solera Mantegazza è in prima linea ovunque ci sia da dare una mano alla causa. Dalla sua villa di Belgirate, dove raccoglie soccorsi e organizza il lavoro di confezione e di cucitura degli indumenti per i soldati, favorisce l'impegno dei figli prima della cospirazione mazziniana, poi nelle lotte di indipendenza, sopportando con grande forza d'animo il sacrificio di 4 di essi. Un'altra donna, protagonista del Risorgimento sul Lago Maggiore, insieme con la Mantegazza, vengono definite dallo stesso Garibaldi in una lettera perle preziosissime della famiglia lombarda, è Adelaide Cairoli. Era una donna che smentisce tutte le leggende sulle donne dell'Ottocento, era una grande donna e aveva già dalla famiglia una tradizione abbastanza rivoluzionaria, perché il padre era stato prefetto della Gogna durante la Repubblica Cisalpina. Lei ha avuto 5 figli, più altri che sono morti piccoli. I 5 figli sono Benedetto,
Giovanni, Enrico, Ernesto e Luigi. Da dove venne la fama dei Cairoli? Venne soprattutto dal grande sacrificio dei fratelli, che nel 1859 Ernesto morì, sempre al seguito di Garibaldi, nella battaglia, nella guerra che finì con la conquista della Lombardia. Nel 1860 Luigi, che era andato in Sicilia col fratello Benedetto, morì. Lui morì non di morte violenta, ma alla fine della campagna morì di tifo. Poi, nel 1867, i due Giovanni ed Enrico decisero di fare un tentativo di rivoluzione all'interno di Roma. E c'è il periodo di Villa Glori. L'idea era che se fosse scoppiata una rivoluzione all'interno della città e avesse avuto successo, allora i francesi che la occupavano sarebbero potuti andare via. In realtà fu un disastro e morirono. E morì Enrico. Poi fu ferito Giovanni, che dopo 2 anni morì dalle ferite riportate. Qui accanto a noi, di fronte alla villa, un monumento che ricorda Benedetto Cairoli. Chi fu? Sì, il Benedetto fu l'unico fratello sopravvissuto, era anche il più anziano, e fu per 3 volte presidente del Consiglio dei Ministri. La vostra famiglia, la famiglia Cairoli, sarà, quando avremo libertà vera, virtù, unità e coscienza di popolo, una pagina storica della nazione. Sono parole ferme e nobili che risalgono ad oltre un secolo fa, per l'esattezza a 123 anni fa, e portarono la firma di Mazzini, che allora, nell'ottobre del 1869, così si rivolgeva a donna Adelaide, a mamma Cairoli, da poche settimane colpita da nuovo lutto, il quarto nel giro di un decennio. Proprio qui, a Belgirate, era morto anche Giovanni, il più giovane, dopo Ernesto, dopo Luigi, dopo Enrico. Che rapporti ebbe Adelaide Cairoli con Mazzini? Mentre quelli con Garibaldi furono intensi, quelli con Mazzini furono più occasionali. Credo che lo stesso Mazzini lo abbia riconosciuto in una sua lettera, dicendo che sì, insomma, non è che fosse un rapporto sgradevole, tuttavia preferiva Garibaldi. Questo fu uno dei posti in cui più a lungo risiedette Garibaldi sul Lago Maggiore, anche lunghi periodi, 15 giorni. La casa di Adelaide a Belgirate è un porto sicuro per Garibaldi, che vi si reca volentieri, quando può, per qualche giorno di riposo. Del resto, il primogenito di Adelaide, Benedetto, destinato a diventare presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, è tra i suoi più fidati collaboratori. Nel giugno del 1862, il generale trascorre a Belgirate una settimana di relax, interrotto da visite e comizi in alcuni comuni del lago, a società operaie, a società civiche, ai campi di tiro a segno di Premeno e di Cannero, e da una visita a Intra, a Francesco Simonetta, il valoroso combattente del Volturno. Ecco come l'eroe dei due mondi è immortalato da un anonimo diarista in Trese. Garibaldi è piccolo di statura, indossa calzoni bigi fini, ha un cappello all'orsini, capelli lunghi, baffi e barba corta, tiene un mantello bigio foderato di rosso scarlatto. Arrivato in paese, il generale salutò col cappello la popolazione accorsa gridando il suo nome. Tenne un piccolo discorso al palazzo municipale, ringraziando il popolo dell'accoglienza e raccomandando ai presenti di addestrarsi con la carabina. Il passaggio di Garibaldi è segnato da diverse lapidi in questa zona. Sì,
C'è anche un libro che le illustra e che è stato pubblicato da lei, Garibaldi, in occasione del 100° anniversario della morte di Garibaldi. Qui sostò Garibaldi. E a Pallanza ci sono varie lapidi che lo ricordano. Ce n'è anche una molto originale vicino a Dormeletto, perché sostanzialmente dice: qui non sostò mai Garibaldi. In circa 2 anni, dalla primavera del 1859 al marzo 1861, nasce il Regno d'Italia e Vittorio Emanuele viene proclamato re. Senza Garibaldi, senza Mazzini, che ne avevano fatto il sogno della loro vita, dopo l'annessione al Veneto del 1866 viene conquistata Roma. Da un'Italia divisa in 7 piccoli stati, la penisola non è più un'entità geografica, come diceva il Metternich, ma una grossa realtà politica. Ci avviamo alla conclusione. Il 4 novembre 1918 termina la quarta guerra di indipendenza, che molti chiamano prima guerra mondiale, e che porta all'Italia l'ultimo lembo di terra irredenta, il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia Giulia. Anche per questi ultimi eventi non mancano i protagonisti locali. Stiamo parlando della famiglia Cadorna, da generazioni legata a Pallanza. A Carlo Cadorna, nato proprio nella frazione verbanese nel 1809, laureatosi alla facoltà giuridica dell'Università di Torino e poi diventato ministro dell'istruzione durante i governi Gioberti e Cavour, nonché ministro degli interni, è dedicato il monumento in piazza Garibaldi. Ma i Cadorna erano per lo più una famiglia di militari. Fratello di Carlo è Raffaele, che nel 1870 guidò il 4° corpo d'armata dell'esercito alla breccia di Porta Pia, cioè la presa di Roma poi annessa all'Italia. Al figlio di Raffaele, il discusso generale Luigi Cadorna, nato a Pallanza, nominato capo di Stato Maggiore nel luglio 1914 e impegnato nella Prima Guerra Mondiale, è dedicato il mausoleo che sorge sul lungolago pallanzese, edificato nel periodo fascista, dopo la morte del militare, per ospitare la salma del generale per commemorare i combattenti della Grande Guerra. Anche il figlio di Luigi intraprenderà la carriera militare. Noi a Pallanza abbiamo incontrato un discendente di questa illustre famiglia, pronipote di Raffaele e nipote di Luigi Cadorna. L'abbiamo fatto davanti al monumento di Carlo Cadorna, iniziando a parlare proprio del politico e giurista. Era un uomo di cultura, appassionato di temi giuridici e di temi religiosi, era un cattolico, ma era un liberale cattolico. Quindi che ha dovuto tutta la vita conciliare, come d'altronde ha dovuto fare suo fratello, conciliare le sue convinzioni religiose con una concezione dello Stato che era molto più indipendente dalla Chiesa di quello che era erano gli stati precedenti. Adesso forse si può capire anche da quel che succede adesso, ma sono state posizioni molto violente, insomma. Mio bisnonno, suo fratello Raffaele, dopo la presa di Roma è stato insultato violentemente dagli ambienti più cattolici retrivi e insultato anche dagli ambienti, chiamiamoli più liberali o più anticlericali, perché lo accusavano di essere stato troppo morbido, Io per esempio ho in casa una stampa con una caricatura di Raffaele, in cui si dice che verrà fatto cardinale per l'estrema dolcezza con cui ha trattato la questione romana. 4 personaggi della famiglia sono sempre stati servitori dello Stato, perché poi lo stesso è stato Luigi Cadorna, mio nonno, che ha fatto... E di mio padre, che è stato prima militare, comandante dei partigiani, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, poi è diventato senatore. Carlo Cadorna, unico civile, era presente durante l'abdicazione di Carlo Alberto Novara. Sì, Carlo Cadorna era l'unico civile, perché lui era il ministro al campo, cioè era il rappresentante del governo presso il re.
e come tale assistito alla, dove c'erano presenti in pratica Carlo Alberto, i due figli e i generali dell'esercito e lui. E lui ha descritto l'abdicazione in una lettera che adesso è conservata nell'archivio di Stato di Pallanza. Ha descritto l'abdicazione a un pittore che ha dipinto il quadro dell'abdicazione, che poi è stato, di cui poi sono state fatte stampe, credo che ne esista molte copie, di cui una in casa mia, ed è molto, molto bello, insomma, perché lui descrisse proprio l'abdicazione con anche un disegnino per dare la posizione relativa delle persone durante l'abdicazione. Cosa le hanno raccontato del suo bisnonno, di Raffaele Cadorna, tra i protagonisti della Breccia di Porta Pia? Ma sa, mio bisnonno è un uomo che è diventato famoso per la presa di Roma, che dal punto di vista militare non è stato un enorme problema, anche se poi l'hanno reso anche più facile di quello che dovesse essere. Penso abbia gestito bene. Sa, in Italia le polemiche ci sono su tutto, su. Lui ha fatto la carriera militare che l'ha portato prima a entrare nella legione straniera, poi andare in Crimea, poi a fare le guerre di indipendenza. Io penso che fosse un uomo di molto livello, molto. Poi sa, le idee sui militari diventano famosi quando vincono le grandi battaglie, ma certe volte il discorso è più complicato. I Cadorna e Pallanza, lei torna ancora volentieri da queste parti? Ma io sto a Milano quando lavoro, quando non lavoro sono più o meno sempre qui. La villa in cui abito è stata regalata ai miei avi, sì, fino a mio nonno, è stata regalata a mio nonno per pubblica sottoscrizione nel 1924. E quindi non è che sia quella che era la casa Cadorna Pallanza, che è qui in via Cadorna, dove è nato mio nonno, non è più della famiglia dal 1870 circa, è stata venduta perché allora fra i servitori dello Stato si consumavano i soldi, non si guadagnavano. Ma se volete saperne di più sulle vicende e sui personaggi che hanno caratterizzato il Risorgimento sul Lago Maggiore, l'appuntamento è in libreria. Alcuni passi li abbiamo già ascoltati. Sono diverse le pubblicazioni che raccontano queste vicende. La parte più importante è quella della Laura Mantegazza, la garibaldina senza fucile, che insomma è quella che ha curato i periti nella battaglia al Luino di Garibaldi. Poi c'è tutta una serie di libri curati, gli atti dei convegni fatti sui Cadorna, sui Cairoli, su Scavallotti, fatti da Luigi Pollo Fretti, che era lo studioso massimo che abbiamo in zona del Risorgimento. Ad aggiungere c'è poi l'ultimo, che è uscito proprio in questi giorni, che è il diario di un, non garibaldino, da un capitano dell'esercito sabaudo nativo di Suna, ecco, da quel lato. D'altro cosa posso dire guardando un po' i libri? Ma c'è anche quello di quel che ha formato poi il Risorgimento, il Trattato di Worms, di quando le nostre terre sono state cedute praticamente alla Francia, hanno diviso un po' tutto, insomma. Certi romanzi, per esempio il Manunza, che è un romanzo ambientato in questo di un garibaldino, un altro professor Cavalli Dall'Ara, 48 Molinaro. Un'altra pubblicazione è quella dedicata a Medici e Medicina. Sì, sono gli atti del convegno che ogni anno fa l'Associazione Omo dei Torini ad Arona, e questa l'ha fatta sugli ospedali nell'età del, sul Lago Maggiore nell'età del Risorgimento. Una chicca anche questa, insomma, in mezzo a tutte le altre cose. E dici caricammo di pedocchi, parliamo con l'autore Liborio Rinaldi, che è anche pronipote di questo garibaldino che ha scritto il diario, del quale qui abbiamo la copia originale, tra l'altro. Esattamente, ci caricammo di pedocchi è il titolo emblematico di una seconda guerra di indipendenza vista al di fuori dalla retorica e narrata da chi effettivamente l'ha fatta. Il caporale Cesare Rossi, che poi divenne capitano, nato a Suna,
partecipò a questa campagna e leggendo questo diario autografo scritto giorno per giorno noi riusciamo a capire come il problema delle truppe era sostanzialmente quello di ben acquartierarsi, di trovare dell'ottimo vino, di evitare la pioggia, di evitare il sole, di trovare degli alloggiamenti dignitosi per evitare di caricarsi di pedocchi come invece successe effettivamente. Però non dobbiamo pensare a dei personaggi minori, perché questi ometti, quando giungono poi alla fatidica giornata di San Martino e Solferino, a questo momento scatta il momento del dovere e danno anche la vita per un ideale. Qui abbiamo una curiosità, la divisa di Cesare Rossi. Esatto, è la divisa ormai del capitano Cesare Rossi, perché dopo il 59 fece anche la presa di Roma, la terza guerra d'indipendenza e poi soprattutto fece in maniera molto ingrata le campagne contro il brigantaggio calabrese, dove contrasse la malaria che poi lo portò a morte prematura. Laghemonti si chiude qui, noi torniamo come sempre domenica prossima alle 13.30, alle 19 e alle 23. Se preferite internet ci trovate all'indirizzo www.vcoazzurratv.it. Grazie per essere stati con noi, a domenica prossima.